Ciao Roberta, Katia, eccoci di nuovo qui. Allora, abbiamo dato appuntamento all'inferno. All'inferno. ti devo portare lì? Vabbè, ci andiamo, no? Dante ci è andato, a questo punto lo seguiamo, giusto? Ecco, Ti porto adesso. all'inferno. Eccoci, allora abbiamo iniziato questo viaggio sulla falsariga della Divina Commedia. Perché? Perché appunto la Divina Commedia racconta questa missione diplomatica di Dante in territorio trentino, avvenuta agli inizi del 1300. E perché? Perché attraverso gli studi che tu hai fatto, che hanno occupato gran parte della tua vita, Sì. molta parte della tua vita, non so aver capito, hai ritrovato una similitudine, una corrispondenza fra i versi scritti da Dante, in cui appunto lui, attraverso dei versi, racconta dei passaggi geografici con la geografia del Trentino, ma con una corrispondenza tracciata all'interno del ciclo dei mesi di Torre dell'Aquila, torre che sta a Trento chiaramente, legata a Castello Don Consiglio, ciclo dei mesi che a questo punto iniziamo anche noi a intravedere come una cartina geografica, a questo punto, in cui tu sostieni è celata la traccia, il ricordo di un fatto storico avvenuto a Trento alla fine del 1400, quindi l'uccisione del Simonino, e in cui il pittore ha codificato la realtà storica, quindi ha chiaramente scritto il colpevole, il mandante, il perché è successo, chi erano coinvolti e che responsabilità ciascuno di coloro che è stato coinvolto. L'ha scritto in codice perché giustamente poteva denunciarlo ad alta voce e Sì, poteva quindi essere ucciso. poteva essere ucciso Ma più che altro non ha, e quello era soprattutto marginale, quello non poteva marginale dare. non poteva, secondo me, a questo punto iniziano a prendere Stai entrando parte, nell'inferno. doveva preservarlo per i posteri, perché Certo. Dare dignità a queste morti e a questa sì, ma ingiustizia. far arrivare un fatto storico e tramandarlo ai posteri, quindi doveva per forza celarlo in un qualcosa che a prima vista poteva apparire altro. Ok, tutto questo perché? Perché attraverso tutta una serie anche di casualità ci hai raccontato, perché comunque ci hai già iniziato a raccontare un po' come hai messo insieme queste cose, ci hai un attimino già introdotti, ci sono dei video in rete, possono essere tutti visionati, ma tanto per inquadrare, appunto, ciò che preme al pittore è lasciare qui questo codice, un codice che solo mettendo insieme tutti questi tasselli può essere letto. Quindi anche in maniera un po' con dei voli pindarici, in maniera ardita, hai messo insieme tutte queste cose e hai iniziato ad avere delle intuizioni. Poi man mano queste intuizioni le hai messe tutte in fila, tutte in fila, tutte in fila. E pare che abbiano un senso logico. Ora, un po' per volta ce le vuoi raccontare. Chiaramente hai aperto anche una finestra sulla possibilità di altre persone, storici, altre Di persone che poter conoscano, che in qualche maniera abbiano delle altre intuizioni, di partecipare sì. a questa Ricerca. ricerca, esatto, di arricchirla oppure di dire no, guarda, a me pare che questa cosa qua non collimi perché io me la ricordo così, perché so che lavori molto da questo punto di vista, nel senso che a volte hai avuto delle intuizioni, poi hai fatto degli studi, hai visto che questa intuizione Ma più che altro non anche attiva. trovare una corrispondenza geografica. Alle Esatto. volte io procedo per andare verso quel territorio leggendo il canto della Divina Commedia, può corrispondere, ma non nei particolari, perché magari faccio la nazionale, la strada, la nazionale Certo. proprio, no? E da Certo. ignorante io quella seguo, dando per scontato che probabilmente, essendo la strada principale al tempo, ora è diventata la nostra nazionale. Poi incontro persone del luogo e queste persone mi dicono: no, i nostri nonni,
accedevano, ho trovato un mio amico delle elementari, carissimo, Ferruccio, e Ferruccio l'altro giorno mi ha corretto e mi fa: no, no, vedi, attraverso questa zona mio padre veniva, si alzava la mattina presto alle 2 e con il carro dei buoi che faticavano, erano lenti, scendeva da tutt'altra parte, ci spostiamo di un chilometro, Certo. però comunque un'altra strada. E lui Esatto. quindi, incontrando queste persone, mi danno degli appunti che io ero in un tracciato, in un percorso Esatto. Per cui diverso. c'è anche comunque è una ricerca in itinere in un certo senso che insomma, sta prendendo forma anche si dima, cambia rotta perché comunque insomma stai ancora portando a termine in un certo Certo. senso, no? Una cosa importante che ti devo riprendere sul pittore Sì. che ha fatto questo dipinto, lo ha fatto per lasciare questa cronaca ai posteri, Sì. ma lo ha fatto perché probabilmente ha provato a fermare questi processi, ha provato a difendere gli amici ebrei e l'ultima cosa che gli rimaneva era dipingere la cronaca. Ho capito. Probabilmente c'è anche un suo intervento personale in questa Sì, ci cosa. teneva particolarmente, perché sennò Avrebbe non fai un voluto lavoro del genere, salvarli, certo. avrebbe voluto liberarli, avrebbe voluto difenderli da queste ingiustizie, anche perché bastava ascoltare delle testimonianze in città che già parlavano di chi aveva eseguito questo omicidio. Magari non trovavano il mandante, ma lo scagnozzo che ha eseguito e che ora vedremo nel Ah, per cui dipinto, l'assassino subito. l'assassino merita poco, non è nemmeno all'inferno, perché siamo negli ignavi. Quindi è gente che non parteggia né per il Papa né per l'imperatore, non ha un credo suo interno e neanche un disgraziato. Quindi non li vuole né il cielo, perché si fa, e anche l'inferno, perché si fanno meno belli di queste persone di poco conto. Ho Quindi capito. lo Scagnozzo in città tutti sapevano chi aveva ucciso. Sospettavano, Ma no, c'erano immaginavano, varie sapevano, persone che nei ok. registri delle testimonianze dei processi Ho capito. hanno detto di aver visto la tale persona nel vicolo, antigua sinagoga, e sentire un bambino piangere, e che addirittura era Simone, perché c'era chi lo conosceva, la città era piccola. E Vabbè, quindi certo. sapevano che era Simone, visto dopo la scomparsa di Simone, ma ci sono testimonianze non veritiere di, ad esempio, una certa Gelbedrecht che lo fa per farsi pagare. E Ho per avere lo capito. sconto del debito a pegno che aveva fatto con Samuele il patriarca. Ok. Quindi abbiamo delle testimonianze false, ma Vabbè. abbiamo delle testimonianze, ad esempio, donna Margherita, la moglie di un conciapelli tedesco, che era una persona buonissima e troveremo nei dipinti. Donna Margherita era una persona assolutamente attendibile, mai si sarebbe permessa di parlare male degli amici ebrei, ma di qualsiasi altra persona. E lei Quindi una persona dice attendibile che non aveva nessun interesse di nessun genere, assolutamente ok. per accusare gli ebrei, ma lei dice di aver sentito il bambino nel vicolo della sinagoga e piangere, e altre persone che dicono di aver visto il svizzero. Questa persona che poi sarà lo Aiuto, scagnozzo. quindi, aiuto. Arriviamo allo Arriviamo svizzero, subito, subito, siamo allo subito. svizzero, quindi siamo allo Ok. svizzero. Ora lo vedremo raffigurato nel dipinto, la classica veste che lo contraddistingue, poi è armato in un luogo di chiesa. E quindi lui non è né all'inferno né al paradiso, è negli ignavi, queste persone pigre di animo che non parteggiano né per uno né per l'altro. Sono persone che vengono insignificanti proprio. Quindi arriviamo, guardiamo il dipinto. Sì, quindi siamo ai gemelli. No, i gemelli e la montagna sovrastante la città di Trento, che quindi Ok. è attigua al luogo dove siamo ora. E Ok. il pittore la dipinge a livello geografico Certo. ed è raffigurata, una parte di questa montagna è raffigurata anche nel cancro, che ora visioneremo. Ma Ok. seguendo Dante, ora siamo direttamente nel dipinto del cancro e proseguiamo con gli altri dipinti in ordine ordinato. Lasciamo i gemelli, ci torneremo in seguito in Ok. quella zona. Perché abbiamo appunto detto che comunque Dante passa e ripassa, cioè nel senso che a volte deve tornare indietro, a volte nello stesso tempo mi dicevi che comunque magari non si segue proprio il passo di Dante, ma ci serve per capire le interconnessioni tra i vari nobili, quindi i vari rapporti che Allora, avevano, no? Dante segue in cerchio tutto questo cerchio, insomma, diciamo, un tracciato, diciamo, che Sì, ritorna su se stesso continuo, il insomma. territorio del Principato di Trento, Sì. nella zona ovest. Viene visto dal pittore che comunque, diciamo, aveva a che fare anche col Principato nella zona est.
ritorna poi a certe zone e poi si dirige in tutt'altre. È il pittore che, disegnando questa cosa qua come la mappa, siccome questi territori sono e in pianura e in montagna, Sì. riprende questi disegni prima nella parte bassa e poi Basta. li rivedremo nella parte alta. Ecco. Ecco perché, diciamo, si segue questa. Ma con i dipinti sarà tutto più chiaro, così Esatto. è teorico e uno Però per può intanto non sfuggire. servono picozze, cioè si può. Servirebbe per uccidere la lupa, Ah, no, vabbè, ma nel servirebbe nel senso. senso come arma. Sì, ma si possono usare le scarpette per fare questa tappa qua. Sì, viene fuori il mio animo Le guerrigliero, scarpine. diciamo, Ah, ho quindi capito. la lince da uccidere. Usavo Ah. anche una picozza piuttosto che niente. No, Ok, adesso ci addentriamo, siamo perfetto. in una zona di pianura, stiamo per arrivare alla città di Trento. E ci stiamo avvicinando a una chiesa molto bella che c'è ancora. Sì. Ricordiamo che questa la zona dell'Adige, diciamo, Sì. che costeggiava la città di Trento, divideva la pianura in due. Quindi Esatto, ci è abbiamo fatto vedere la cartina nel primo nostro. nei video precedenti, Esatto. quindi abbiamo la destra dell'Adige e la sinistra dell'Adige. La Perfetto. chiesa, che Sì. ora stiamo, diciamo, ci stiamo avvicinando a questa chiesa, è un'abbazia che è sulla destra dell'Adige. E è sempre stato un abate avido. Non ho trovato, diciamo, riscontri, ma io forse non ho i mezzi per accedere a certe profondità, ma sicuramente al tempo di Dante c'era un abate avido, tanto quanto quello che è al tempo del Sennino. Ok. Perché l'abbazia della Santa Apollinare ha una prebenda vastissima, che Sì. va da una valle, diciamo, che arriva quasi al confine con la Svizzera, Caspita. sì, fino al metà del lago di Garda. Ah, mamma mia. Sì, quindi è una prebenda vastissima. In più creava delle alleanze con dei nobili che sono nella zona Confinanti. ovest, i Lodron, gli Sporo, sono tutti Ah. abbracciati da questa prebenda. Quindi se lui riusciva in un certo qual modo, non dico a fare alleanze perché negli ignavi non si fanno alleanze, sono persone senza codice, senza morale, però è l'avidità. Che abbiamo la lupa, no? Che ora che sta fermando Dante, avvicinandosi a questa abbazia. Se si creava in un Qui certo. simbologicamente ci stai già svelando anche altre cose, Ora ok? ci stiamo, Sì, vedremo i dipinti e sì, ci addentreremo in sì, sì, sì. questo. E se questo abate riusciva in un certo qual modo a intrecciare, diciamo, dei rapporti con gli Sporo, con gli Udron, che sono le due valli che lui circonda, Certo. avrebbe anche potuto far partecipare una rivolta e avrebbe avuto quasi metà del principato. Ah, certo. Beh, per Quindi cui Dante è un po' in pericolo. Dante è all'inferno, Dante si sta avvicinando No, ma all'inferno, voglio dire, solo questo quindi. personaggio che Ma rischia di tutta la zona che ha rompergli le uova nel attraversato, paniere. tutta la Ah, zona che ha attraversato era pericolosa, sì. cioè. Insomma, qua insomma, sta proprio arrivando da uno che sicuramente non lo vede di buon occhio. Non vedeva di buon occhio nessuno, Nessuno. però era un abate che si poteva corrompere, quindi lui Ah, per permetteva cui. all'imperatore di arrivare dall'imperatore d'Austria, Scendere, discendere ok. dall'Austria. Per recarsi sulle coste italiane, passando, lui non passava dal Dazio di Trento, visto questo imbuto, diciamo, che Trento creava facendo Dazio, ma passava sulla destra dell'Adige, dall'abbazia, bastava pagare. Quindi lui faceva affari, ok. Riceveva dei soldi in cambio di lasciare il passo. E, alle volte voleva di più perché alzava il tiro, Certo. e quindi più volte l'imperatore è sceso per dare fuoco all'abbazia e alle mura e a Ah. distruggere le mura e questa porta, che però è senza mura, è ancora senza serrame, ma esiste proprio ancora l'arco della porta. È il Quindi a pittore Trento c'è la porta. dell'inferno. Ah, beh, ci direi di no. Adesso vediamo. Ti Perfetto. porto, Allora dai. Perfetto. ti svelo Va dov'è. bene. Questo è il libro dove ci eravamo La interrotti, volta scorsa, esatto, nel ok. video precedente, l'affresco del cancro. E qui vediamo l'affresco del toro che avevamo visto la volta Certo. precedente, E abbiamo giusto? individuato Sì. geograficamente dove Dante è siamo, sul il lago di Garda e passaggio. sta attraversando i campi del Toblino, delle Sarche, Sì. in direzione di Trento, Trento. che è in questa zona. Perfetto. Allora, La strada è quella che c'è oggi? sì, Ah, quella ok. che costeggia il lago di Toblino. Quindi venendo su da quella si va all'inferno. E dipende in che direzione vai. Ah. Ok.
Qui arriviamo all'affresco dei gemelli, Ok. che è la montagna che sovrasta Trento, e tu vedi che il pittore raffigura effettivamente Trento, circondata dalle mura rosse di dite di Satana. E questo è il titolo anche del libro, Del della serie di libro. Sì. video. Allora, le mura rosse sono date da un colore particolare della pietra di Trento Certo. hanno un'ambratura rosata. Certo, tipica. Ecco. Certo. Si chiama proprio pietra di Trento, penso, C'è la anche. pietra Verona che è più rossa e la pietra di Trento che è rosata. Qui vedi nel dipinto precedente abbiamo la Paganella, Paganella. ok? E qui già la dama, se vedi, per diciamo sottolineare che questi dipinti sono insieme, vedi che ha la mano già nel dipinto Beh, successivo. certo, sì, anche la piega del vestito Vedi qua? Ha la esce. mano per. Così, tanto per dare una proseguo, diciamo, no? A Sì, che livello. sono tutti uniti, Sì, insomma. qua è il fiume Adige che passa sotto il ponte, qua il ponte di San Lorenzo. E quindi ora ci stiamo avvicinando, lasciamo ora per questo momento la montagna della città di Trento che sovrasta la città di Trento e proseguiamo nel prossimo dipinto. Torneremo su questo prato Sì. importante. In una simbologia successiva. È ovvio che il pittore, se avesse seguito l'inferno, il purgatorio e il paradiso, avrebbe dovuto disegnare questa montagna in una posizione diversa nella sequenza del libro. Ho capito. Ma siccome ci troviamo in rapporto con una situazione geografica, il pittore la deve per forza raffigurare qui. Certo, ho La capito. leggeremo e troveremo la simbologia che corrisponde perché noi arriveremo qui circa dove E scenderemo. è l'inferno. E quindi il pittore attraverserà questa cresta di montagne e Certo. fisicamente torna a Trento, ma lo vedremo successivamente. Quindi è tutto un inferno. No, Beh, ma te lo svelo più avanti. ma ok, andiamo avanti. Qui abbiamo il dipinto del cancro, dove inizieremo oggi a leggere e studiare. Ok, perfetto. La città di Trento, con la Torre Vanga che sovrasta la porta, diciamo, che permette di attraversare sul fiume Adige, quindi il ponte Sì. qua, il ponte di San Lorenzo, sotto qua scorre il fiume Adige. Certo. Questa zona qua, che sembra quasi in sezione, in pianura, ma è una zona sovrastante la città di Trento, quindi nella montagna che abbiamo appena visto, è Ok. collegata e siamo, ma non te lo svelo dove siamo e neanche che simbologia ha, però è una zona che sovrasta la città di Trento, la stessa montagna che abbiamo visto prima. Ok. Qui andiamo in direzione del Bus di Vela, che è una forra, diciamo, che è scavata dal torrente Vela, che Certo. conduce nella valle da dove siamo appena giunti, la valle dell'Adige, scusami, la La valle dei valle laghi, dei la valle laghi, dei quindi laghi. Toblino, per tornare Per da tornare a Toblino Toblino. bisogna fare il bus da Vela. Esatto. In questo caso invece Dante non arriva dal buco del Toblino, ma arriva da questa parte qua. Sì. Quindi lui ha sovrastato, cioè diciamo è passato sopra la montagna che è diciamo in questa posizione. Ah, ho preso un'altra strada. Si è preso il soprassasso, che è quella fotografia che ti ho fatto, Sì, quelle fotografie che ti ho sì. fatto vedere nei precedenti video, dove vedi giù tutta la città di Tutta la città di Trento, che Trento. vai diciamo da Castel Toblino, tu vai in direzione della fontana di Massariol, ai laghi di Lamar. Sì. E tu dai laghi di Lamar non torni giù dove noi di solito facciamo la Il bus di strada, Vela, certo, non la torni giù strada è da Bus di quella. Vela, ma diciamo scavalchi la montagna dopo i monti di Ah, Lamar, quello è il ho soprassasso, capito. e tu lì vedi giù tutta Trento e lui scende dalla via dei Ma adesso si contrabbandi. può? C'è una Si strada? può, ed è quella strada che ti ho fatto vedere dove c'è quel sentiero Ah, ho strettissimo capito. Ok. che ti sei C'è in spaventata, no? macchina su poi. No, in macchina, ma neanche in bici. C'è gente che Aspetta, ogni tanto sera. azzarda indovinelli, ma è cose da fuori di No, testa. no, no, Cioè, ok. A pericolosissimo. piedi. A Ponte. piedi, ci sono dei tratti veramente che passi una persona a malapena, poi hai lo No. strapiombo verticale Ah. di non so quanti metri d'altezza sulla città. Quindi è Da veramente. vertigine. Ma è per gente appassionata. Certo. No, 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 di grande fascino, per carità. Sì, Certo. non per gente, Sì, non da diciamo. fare coi tacchi, insomma. Assolutamente no, Assolutamente no. E neanche con le assolutamente no, sabattine, rintradito. assolutamente no. Qui siamo arrivati,
diciamo, dove vedi questo tracciato così, ai giardini della Santa Apollinare, la chiesa che costeggia il fiume Adige. Santa Apollinare esiste tuttora? Sì, esiste Certo. tuttora. Dove ci sono il museo, le gallerie, giusto? Il museo Sì, storico esattamente. Dopo ho delle filippino. foto che ti farò vedere della Santa Perfetto. Apollinare. Sì. E questa è la porta dei giardini della Santa Apollinare. Più volte è stato, diciamo, ti ho già detto, le mura sono state distrutte e bruciate dall'imperatore d'Austria. Tu vedi che Certo. adesso, nel 1485, le mura non sono presenti. C'è solo la porta. E questa porta è nel paese, accorpata, diciamo, a delle case, nel paese attiguo alla Santa Apollinare, e probabilmente hanno spostato, diciamo, i sassi, no, gli ultimi rimasti, Sì. ed è all'interno dell'abitato di Piedicastello. Piedi castello. Sì. Bisogna andare a vedere Torniamo ma molti secoli indietro, allora. secoli e secoli, e Piedicastello era l'antico duomo della città. Ah, Sì, c'era il duomo, c'era il castpie al piede del al castello, piede del castello, Piedicastello. certo. Quindi il castello era lì perché c'era una zona piena di sassi, quindi si poteva costruire, e poi invece la zona si è trasformata creando mattoni con del materiale che si trovava in zona, e poi all'inizio, quando è stata portata la stampa in città, quindi la carta, le Ok. cartiere erano in quella zona, proprio della zona del Piedicastello, il Ah. Piedicastello della Vela, che è un Certo. paesino, una frazione proprio vicina a Certo. E Piedicastello. poi si narra che Dostrento servisse come ultimo rifugio per i cittadini quando c'erano le orde dei barbari che scendevano in città, Allora lì scendevano in c'era il Italia castello, allora lì c'era il e castello a pie salivano, del castello, quindi la zona del Dostrento Certo. era la zona, Perché salivano diciamo, il fino a primo qui. insediamento della Trento antica, perché Esatto. tutta la pianura e la zona collinare, perché il Trento ha dei bossetti, ha Certo. delle pendenze, no? Sì. E anche la zona del Buon Consiglio sorge su un dosso che allora veniva chiamato il dosso del Malconsei, del Malconsiglio. Queste zone, il fiume Adige, diciamo, nella zona di Trento, creava un dedalo di ramificazioni, e Ok. quindi tutta la zona poteva essere allagata, poteva comunque subiva questi allagamenti, ma Certo. era anche paludosa e era anche Vabbè. sabbiosa. E quindi ecco perché il primo insediamento in città, stiamo parlando ancora prima dei Romani, Certo. quindi questo insediamento in città era sotto il Dostrento, che è questa verruca naturale a livello vulcanico, diciamo. Quindi noi ora siamo nei giardini dell'abbazia, nella gi giardina Saremo abbazia. tutti a cercare questa porta a Qui, piedi ma castello. non sanno in che senso entrare o uscire, E la perché prova a vederla. in un senso è l'entrare all'inferno, in un senso è uscire Ma tu ce lo all'inferno. dici? Qual è il senso giusto? E lo dirò alla fine. Allora Dante, non Dante. andare, non si va a piedi castello. Qui vedi Ma e gli che abitanti, poveri? Che gli abitanti poveri non lo sanno, entrano, avranno escono, magari. entrano. Eh sì, È tutto davanti e indietro, loro invece. sono lì. Quindi abbiamo, in questo dipinto vediamo l'abate. In questo caso Aspetta, qua, questo no, è San Bernardino? questo No. qua è l'abate Fra Benedetto dell'abbazia Fra Santa Benedetto. Apollinare, Ok. allora nominato principe vescovo della città di Trento. Ah, ok. Prima di Hinderbach e prima di principe vescovo contemporaneo, diciamo al periodo di Simonino, e al vescovo addirittura precedente. Cosa era successo? Che lui, avendo l'abbazia sulla destra dell'Adige, ti ho detto, era corrotto e Sì. quindi permetteva all'imperatore di passare, o comunque alla gente del nord, di passare senza dover pagare il dazio al Papa. Ah, Il ok. Papa cosa ha fatto? Si è fatto una frontiera sua, insomma. Il Papa ha deciso di nominarlo principe vescovo della Ah, città, così ha detto, gli così ha do. detto, gli do tutta la torta. Ah. È ovvio che lui sarà comunque avido, ma Beh, una fetta perlomeno. di Ah. dazio in qualche modo a me arriva, piuttosto che Deve, niente, deve certo. arrivare. Quindi lui l'ha nominato principe vescovo della città. Ma al tempo, stiamo parlando del 1300 per Dante, 1303 per Dante, al tempo, quindi non stiamo parlando fisicamente di Fra Benedetto, ma di un abate che era nell'abbazia della Santa Apollinare, Nella che stessa probabilmente aveva situazione. la stessa identica avidità e lo stesso Ok. tipo di commercio di far passare le persone, bastava pagare.
Quindi al tempo di Dante il Papa ha nominato un altro abate, ma l'abate nominato dal Papa è stato rifiutato, scusami, il principe vescovo nominato mi sto sbagliando, Dal Papa. signore, dal Papa è stato rifiutato dall'imperatore d'Austria perché le compattate ancora non erano state. Le compattate sono un accordo che è stato formulato nel 1330 dall'imperatore d'Austria e il Papa al fine di scegliere insieme il principe vescovo che possa controllare la città, governare la città. E Perché era un se punto nevralgico sia questo. per il nord che per il sud, quindi non andava l'imperatore che il principe vescovo o comunque il dazio fosse controllato soltanto dal papa. Certo, dovevano mettersi d'accordo, Cioè, insomma. dovevano mettersi d'accordo sulla nomina del principe vescovo, che ovviamente ognuno dei due vedeva bene di scegliere una nomina che facesse il proprio tornaconto. Allora, nel 1475, il papa. Mettersi d'accordo, botte da orbi. Dopo il 1330 il Papa ha dovuto accettare le compattate e quindi con l'accordo delle compattate si scelgono dei principi vescovi che possono essere in accordo con Con ambedue ambedue. le parti, Esatto. certo. Allora, nel 1475 il pittore dipinge Fra Benedetto, che vediamo qua in questo dipinto, è anche anziano, vedi che Sì. è vecchio, è curvo, ha una postura non più dritta, non più diciamo da persona giovane. Quindi, difatti, Fra Benedetto nelle Bello cronache, tondo anche. beh, quello un po' di tutti gli Di una uomini. certa età, ma anche forse Più perché, che insomma, altro essendo. religiosi, diciamo, se li vedi sempre abbastanza Ma loro opulenti, stavano no? bene, no? Ecco, Cioè, sì, mangiavano, avevano da perlomeno mangiare. loro mangiavano, sì. Ecco, e quindi vediamo questo abate che è vecchio, è in là negli anni, anche se poi magari gli anni al tempo non erano gli anni che consideriamo noi, magari a 30 Chiaro. anni eri già vecchio. Comunque qua, diciamo, in confronto agli altri personaggi, vedi, Fra Benedetto è più vecchio, quindi è in là negli anni. Il pittore raffigura Fra Benedetto, che era stato nominato principe vescovo dal Papa per controllare tutte e due le sponde e comunque dare parte, diciamo, di questo dazio al Papa. E Fra Benedetto è corrotto e comunque non si comporta bene, ci sono una marea di cose che poi leggeremo, che lui era colpevole, no, di questi reati. L'imperatore non lo vuole, perché se prima gli faceva un prezzo per pagare. Pagando per passare la destra Certo. dell'Adige, ora che è proprietario di tutta la città, l'abate vuole di più. E Ah beh, certo, ovvio. l'imperatore E dice non no, può non né più né esiste. passare, ma neanche, non ha neanche tutti quei soldi per poter tutte le volte passare ogni volta. Certo. Contrattarlo, non puoi neanche contrattare. No, non c'è da modo, ormai è la Certo. sua avidità, l'avidità non la Certo. fermi. Più No, no. dai a un avido, più vuole. Più vuole, Non chiaro. c'è modo di fermarlo, capisci? Quindi l'imperatore non vuole la nomina di Fra Benedetto. Le compattate erano in vigore già dal 1330, è ovvio che il Papa deve ritornare sui suoi passi e quindi toglie il titolo a Fra Benedetto. Benedetto. Quindi c'è un altro principe vescovo. C'è un altro principe vescovo che poi verrà sostituito da un altro principe vescovo che è quello di Inderbach che troviamo adesso. Questo sta a dimostrare anche l'età di Fra Benedetto, che insomma Che insomma, certo. è vecchio. E Fra Benedetto però non ha mai restituito il titolo. Ah, quindi lui Lui si era. considera il principe vescovo della città. E se tu vedi qua nel dipinto abbiamo tutti questi nobili che fanno seguito come fosse il principe vescovo. Ah, ho E capito. questi nobili sono corrotti, sono dei ladri, sono dei truffatori, sono degli omicidi, sono dei nobili che fanno cerchio intorno a questa figura negativa e diciamo lo supportano anche. Lui, Certo. diciamo, è un corrotto come loro e siamo, diciamo, in un gruppo di persone pessime. Ho capito. Che hanno un Ora, nome e cognome, che un po' per volta ci diresti, no? allora. Più In o questi meno. personaggi, diciamo, ho trovato, non tutti, però diciamo, di questa non so il nome, ma so che è la nobildonna che ha bruciato Trento. Sì, Trento ha avuto dei vari roghi, purtroppo. La vedremo, questa nobildonna, raffigurata nell'affresco, diciamo, dell'acquario, Ho capito. come in una delle bolge infernali dell'inferno, ma poi la ritroveremo raffigurata in un dipinto mentre esce dalla città di Trento,
come responsabile di avere, diciamo, incendiato la città. Cioè, non passavano molto. Non è che stavano lì a pensarci tanto, cioè se dovevano fare le cose, Ma c'era una. probabilmente, diciamo, l'incendio è casuale. Comunque lei ha creato, ovviamente, diciamo, ha fatto delle morti. Ho capito. Ha causato delle morti, ma la nobildonna è strano perché in qualche modo è, in questo dipinto la vedi raffigurata, vedi? Sì. Adesso te la faccio vedere meglio. No, insomma, ha un La abito riconosceremo dal vestito perché è molto pregiosissimo sì, proprio. sì. Eh? Questa nobildonna qui la vedi raffigurata, va bene? E negli altri dipinti, purtroppo lei deve essersi riconosciuta e ha cancellato il viso. Ma scherzi. In tutti e due i dipinti, ma noi riconosciamo la foggia del vestito oppure il classico copricapo con questa stoffa molto preziosa, con queste Qui deve essere stata anche frangette. una donna di grande potere, perché insomma Ma lei è rinchiusa nel girone degli adulatori, quindi non aveva potere, ma arrivava arrivava dove vicino agli voleva, certo. adulando questi, diciamo, il personaggio di turno, e quindi in qualche modo lei è arrivata nella torre. Ho capito. E avrà dato l'incarico, l'ha fatto lei stessa, di cancellare il viso in altri due. Magari non si piaceva, Ma può semplicemente. darsi. Oppure, peggio, perché vedi che in questo dipinto qua, in questo affresco qua, lei passeggia vicino a quello che probabilmente è il suo consorte. Sì. Bene. Nell'affresco che troveremo a Castel Stinico, lei è in compagnia di questo. E che non è il marito. Quindi probabilmente ha detto cancella subito il viso, perché. Ah, perché si scopre una fresca. E quindi. Cioè, sta diventando interessante come fosse Beautiful. C'è qua Qui un è indizio non da sicuramente il poco. marito, questo è il consorte, vedi sono sotto braccio, No, poi hanno questo. anche i colori simili, no? Degli Ma abiti, il non fatto c'entra che un niente. uomo ti tocchi al tempo era non solo una promessa di matrimonio, ma anche di conferma di Ho matrimonio. Quindi c'è capito. proprio, Il il legame. legame Sì, matrimoniale. ma infatti lui la guarda in maniera preoccupata. Ma lui la guarda in maniera forse innamorato, e invece lei ha lo sguardo, vedi, altrove. Non lo guarda, non si guardano negli occhi, no? Questa simbologia è d'amore quando due persone si guardano uno di fronte all'altro. Certo. Nell'affresco dell'acquario la troveremo accompagnata dal signorino qui. Che però, guarda, è È già quasi innamorato sposato. con Lui, vedi, che l'altra lo guarda, è innamorato signora. dell'altra. Vabbè, Che l'altra non lo guarda. che l'altra non lo guarda. Ah, santo cielo. Invece qui vediamo un nobile Sì. che ho associato, molti lo scambiano per una figura femminile, ma non è così, non è così. Dicono che abbiano messo una piccola barbetta posticcia, diciamo, per identificarlo come maschio, visto che è a braccetto con una persona di chiesa. E allora molti ipotizzavano che fosse addirittura una donzella. Ho Non è capito. così, questa è una persona, è un ladrone, e l'ho dedotto, diciamo, attraverso le mappe di Alleanza. E questo è l'assassino. Aspetta, le mappe di Alleanza cosa Te le sono? farò vedere. Ah, ok. Te le farò vedere. Appena lasciamo il dipinto, ti faccio vedere le altre Ah, abbiamo figure. trovato l'assassino. Questo è lo È un svizzero. ragazzino? Mica No, tanto. mica tanto, no, mica tanto. All'età degli altri. All'età degli altri, l'unica cosa è un po' il vestito diverso, no? Vedi, ha Sì. l'arma, ha un parrucchino. Probabilmente era già rasato, gli ha perso i capelli, quindi ha un parrucchetto in testa. Questa cosa la troveremo ancora in altri dipinti, non lo svizzero, ma il fatto della parrucca. Ma dai, Sì, si capitava, usava. ma probabilmente sì, perché è la seconda volta che la ritrovo. Qui vedi, ci sono disegnati, Aspetta, come lo identifica? Perché lo chiami sempre lo attraverso, svizzero? sempre, vabbè, a parte il vestito completamente diverso, ma lo troveremo attraverso delle mappe. Ah, Adesso ti farò ok. vedere diciamo una fotografia che ho dedotto che fosse lo Lo svizzero. svizzero perché viene dalla Svizzera, Svizzero quindi. veniva chiamato, sì, Johann Schweizer perché veniva dalla Svizzera. Ah. Sì. E poi abbiamo qui, per la simbologia della Divina Commedia, Sì. la bandiera che devono seguire gli ignavi. Ah, ho capito. E qui vedi che ci Eccolo, è vero, sono, sì. abbiamo i musici che suonano gli strumenti Per volta la dell'epoca. ristudiamo, è promesso, sta Divina Commedia. Però questa Abbiamo i cosa, musici, vedi, che con la sì. bandiera, abbiamo i vari strumenti musicali, qui abbiamo le percussioni e qui abbiamo la lupa. La lupa sbranata
dall'altro cane, la lupa diciamo che si sbrana, e poi abbiamo i gigli bianchi. I gigli bianchi che erano un fiore di purezza, Sì. Beh, di la diciamo. Madonna, no? Identificata sempre con i gigli. Sì, ma anche di purezza, di castità, di qualcosa di positivo, che questi gigli bianchi però li troviamo anche raffigurati diciamo accanto a Giuda. Quindi vedremo, leggeremo poi il Ma libro, perché? perché lui è un traditore della purezza. Ah, ok. Vediamo frettolosamente questi che incontreremo più avanti, Sì, poi diciamo che una volta ci quando. spiegherai chi sono tutti quanti, no? Allora, gli unici personaggi che ho, diciamo, potuto Identificato. identificare è il Lodron, questo, il Fra Benedetto, lo svizzero e Dorotea, la moglie dello svizzero, che ha testimoniato in maniera falsa, confermando diciamo, la versione del marito, Sì. che si erano ovviamente preparati in tempo per Vabbè, poter ovvio, dopo aver certo. ucciso la bambina. Quindi lei con la sua testimonianza ha fatto sì che non venisse torturato. E sai, sotto Ah, tortura tu puoi dire qualsiasi anche. cosa. Esatto. Quindi come chi, diciamo, lui non essendo torturato ha potuto dire quello che voleva, insomma, ecco, Certo. non costretto come gli ebrei ad ammettere qualsiasi Qualsiasi cosa. cosa, ovvio, certo. Esattamente. Qui abbiamo la zona sovrastante Trento, quindi abbiamo l'alpeggio, le mucche, la zona di montagna, vedi che fanno il formaggio, il burro, munge la vacca, porta il latte e lo vedremo più Più avanti. Quando avanti. torneremo su questa montagna nell'affresco dei gemelli, arriveremo poi anche nell'affresco qua del Del cancro, cancro. nuovamente, perché è la Perfetto. stessa montagna, è la montagna sovrastante la Santa Apollinare. E poi torneremo nuovamente, fatto un bel tragitto, un bel percorso insieme a Dante, in città. Quindi ci troveremo ad uscire dalla prigione, dalla Torre Vanga, attraversare questo ponte e trovarci in prossimità nuovamente della Porta dell'Inferno. Ok. E qui lo vedremo in un dipinto, diciamo nel canto successivo. Abbiamo il personaggio, vedi, con scarpe arabeggianti, con diciamo, il turbante, quindi stiamo parlando di un personaggio descritto da Dante Alighieri come il Saladino, che troveremo nel limbo. Dopo gli ignavi, qui, gli ignavi, noi arriveremo nei dipinti successivi nel limbo. Ho E capito. quindi E Saladino? il Saladino ora lo vediamo in questo momento qua, ma ci sarà modo di spiegare perché qui. Storicamente, cioè, Storicamente, esiste. sì, certo, il personaggio del Saladino esiste, ma non ha niente a che fare con il territorio trentino, diciamo. Vero che nel periodo del 1475 i turchi arrivano addirittura nel Friuli Venezia Giulia, Sì, e sono le certo. porte di Eh sì, eh Venezia, e sì. quindi era una minaccia, diciamo, che spaventava tantissimo. E qui è. Però insomma il pittore No, aspetta, lo dove sono? mette. Ah, sono nel dipinto, che sciocca, sono nella lista dei dipinti. Però appunto il pittore lo mette a Trento, il Saladino. Certo. Allora, qua vediamo il dipinto dei gemelli che abbiamo visto prima e che vedremo più avanti. E qui siamo Siamo nel al dipinto del cancro. cancro. Ecco, questo era quello che ti dicevo, la mappa a livello geografico. Allora, Trento è qui. Ok. E la Santa Apollinare ovviamente è qui a Trento proprio, no? Sì, In posizione certo. centrale. La prebenda della Santa Apollinare, cioè tutte le terre che appartenevano, che dovevano, diciamo, facevano parte a livello di donazioni, a livello di soldi, dovevano in qualche modo. Ma come faceva ad acquisire queste terre? Ma purtroppo, allora, purtroppo ci sono stati dei focolai di peste in tutto il Trentino, ma Sì. in certi periodi abbiamo delle cronache. Che descrivono che la peste attacca soprattutto le zone della prebenda della Santa Apollinare. Ma dai. E quindi,
Ma credo di avertelo già detto, mi sembra, non sono sicura, no, forse non te l'ho detto. Vabbè, comunque queste persone morivano di peste e l'abate, ovviamente una volta che erano morti tutti, padre, madre, figlio, tutti i parenti, rimanevano tutte queste case, questi terreni, i dazi, i mulini, senza legittimo proprietario, perché morivano intere Ho famiglie. capito. E lui ovviamente allora diciamo, persona incaricata di questo, le acquisiva, le prendeva, prendeva i E libri masti, i tributavano. documenti, li accorpava alla prebenda della Santa Apollinare. È strano che in tutto il Trentino magari non ci fossero dei focolai così di peste, succedevano solo nelle Nei terre che suoi lui territori. ancora non aveva. No, no, non nei suoi territori, quelli che ancora non avevano, quelli limitrofi. La Solamente. peste, diciamo, arrivava lì. Ovviamente, in qualche modo, lui, siccome bruciava i corpi prima di consegnarli ai dottori o ai giudici, nessuno Ah, poteva stabilirne la di che morte, morte fossero morti? Di e risultavano morti di peste. E peste. lui quindi, diciamo, requisiva dazi, ponti, mulini, campi, Insomma, un po' insomma, per volta un si po' per prendeva un volta. po' Lui, d'ampo dalla tutto. zona, diciamo, della Val di Sole fino ad Ossana, fino al lago di Garda, quindi arriviamo alla zona di tempesta dove Dante, diciamo, è Ha entrato in pagato il primo territorio. dazio e Esa esatto, ha tutta. pagato il primo dazio, è la parola giusta. Sì. Diciamo Cioè, bisognava sempre tutta. avere il borsello dei soldi in mano. Con Fra Benedetto, sì. Quindi abbiamo tutta questa prebenda, la prebenda della Santa Ah, Apollinare. guarda, lì siamo in Alto Adige, Qui manca siamo la. Ah, in confine, diciamo, con i grigioni della Svizzera. guardali, ecco perché si Questi due bollini conoscono. gialli Sono. fanno parte, diciamo, dei grigioni della Svizzera. Quindi stiamo Ok. arrivando alla Svizzera. La Svizzera che al tempo aveva tentato la rivolta Esatto. e poi erano stati di nuovo accorpati alla Svizzera, ma c'erano dei paesetti che sono rimasti né Svizzera né Italia, quella che è oggi Sì. l'Italia, e avevano una pseudo-autonomia. Ok, spirito E decia, autonomista, sì. bello, Come presente. voleva il Ridolfo Belenzani con la comune o la comunale, come la vuoi chiamare, Certo. e quindi loro, diciamo, non è che puntavano all'indipendenza fra Benedetto. No, 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 però I aveva a che farci, insomma. contadini volevano puntare diciamo, utilizzava lo svizzero per fomentare questa idea, per continuare a fomentare questa idea, Dell'indipendenza. dell'indipendenza per i contadini, per i servi, in modo che loro aiutassero Fra Benedetto. Ah, ho capito. Ma Fra Benedetto voleva semplicemente il Certo, potere, punto. E come chiaro, nobile col cavolo che gli dava la comunale ovvio. dopo. No, certo. Ecco, in queste zone, che sono la Val di Non e la Val Giudicarie, Sì. sono, diciamo, i nobili coinvolti, diciamo, i nobili più importanti sono gli Sporo, e nella zona della Val Giudicarie i Lodron. Ecco Ho capito. perché li troviamo raffigurati accanto a Fra Ah, Benedetto, beh, chiaro, certo. perché sono no, non lo sporo, non lo sporo che troveremo in un dipinto più avanti e riconosceremo da diciamo, un oggetto che ha in mano, che è il veleno, classici degli sporo che hanno avvelenato anche un vescovo. Qualche decennio, qualche centinaio di anni prima, diciamo, del Simonino, Ah. e quindi vedremo lo sporo in un altro castello con la boccetta del veleno in Ma mano. dai, Sì. ok. Tutto su dipinti questo. Sì, Prima. sui Ok. dipinti. Rimandiamo alle prossime puntate. Qui abbiamo Sì. un dipinto del Dürer che Ok, passa da Trento una sì. ventina d'anni dopo della Santa Apollinare. Vedi però qua che ci sono le Le mura, quindi in mura. qualche modo le ha ricostruite l'abate, le ricostruisce, le abbattono, le ricostruisce, le abbattono, perché nel dipinto la porta è senza mura intorno e siamo 20 anni prima. Qui ora ci sono, perché Dürer fa una Ok. fotografia bellissima dell'epoca. Sì. Questa è l'abbazia della Santa Apollinare con i suoi giardini. Questo è il Dos Trento, che è il dosso, diciamo, che sovrasta e che aveva, vedi, delle tracce del vecchio castello, che Ok. ora non ci Oggi sono non più. c'è. No, Ma c'è ok. qualcosa, se tu guardi il Sì. Dos Trento, se tu guardi il Dos Trento nella parete verticale, vedi delle tracce di merlatura. Soffermati Ah. a guardare, sono molto Andrò a belle, vedere. sono molto belle. Sì. Ora non c'è più nulla, tutti questi ruderi sono addirittura sono crollati, non c'è più niente. Veramente. Sì. Qui c'è il borgo di Pienicastello. E qui, nella zona, diciamo, sovrastante, c'è il dipinto dei gemelli.
Ecco perché lo abbiamo visto, ma lo saltiamo perché torneremo più Torneremo tardi, esattamente. sull'innominabile, il monte innominabile. Qui c'è diciamo, un disegno dell'iniziazione, qui vediamo il fiume Adige. E vedi che il ponte attraversa un po' più lontano dalla Santa Polinare, più vicino alla chiesa del San Lorenzo. Ma l'abate, così avido, e ovviamente anche al tempo del Simonino si sentiva addirittura il principe, era, per lui era il Lui principe era vescovo, rimasto si tale sentiva quale. il principe vescovo, e quindi il controllo della porta era suo. E questa porta è la porta di Brixia, la porta di Brescia, che conduce. Diciamo nella forra scavata dal torrente Vela, nel buco di Vela, che noi chiamiamo Bus de Vela, ma loro ai tempi lo chiamavano il buco della Vela. E lì si doveva passare per forza se si andava nella zona, diciamo, del Toblino e quindi nella direzione di Brescia. Ecco perché Dante fa l'altra strada, la montagna, diciamo, dietro, sovrastante, perché altrimenti non potevi passare. E soprattutto, come dire, ti vedevano da lontano, cioè sapevano che stavi arrivando. E Niente magari più. voleva giocare un po' sull'effetto sorpresa. Qua abbiamo l'abbazia della Poi Santa magari aveva dato Polinare. appuntamento a Virgilio, cioè nel senso che per intercettare Virgilio doveva fare una strada piuttosto che un'altra. Ma sì, ma l'abate proprio non ti faceva passare, appunto. Non ti faceva passare. Difatti, la lupa, tu non puoi passare dove c'è la lupa, ti conviene tenere altro viaggio perché questa ti sbrana. Quindi l'avidità non ti farà mai arrivare diciamo, al cuore delle persone. Se tu vuoi arrivare al cuore delle persone, ma al cuore anche di te stesso, devi tenere altro viaggio. La lupa, in questo momento non hai la forza per ucciderla, non hai la conoscenza, non sai dove stai andando, quindi non puoi affrontarla. Devi cambiare altra strada, fare un'altra strada. Lui, Perfetto. Dante e Virgilio devono entrare a Trento e la lupa glielo impedisce. Ho capito. La lupa glielo impedisce. Devono fare un'altra strada. Questo è Dos Trento. Sì. Qui abbiamo la Santa Polinare in questa zona qua. E qui è la forra che porta al buco della Vela. Abbiamo il bondone soprastante e poi qui abbiamo la montagna del Soprasas. Procediamo. Qua è una fotografia recentissima, però un po' vecchia per quello che riguarda noi, diciamo. Ecco, questo è il dipinto dei gemelli. Quindi Ah, siamo sul Monte Bondone. Bondone. Siamo sul Monte Bondone e abbiamo il dipinto dei gemelli che vedremo più avanti perché ora Dante è qui, Esatto, poi ci andrà diciamo, dopo, insomma. ora Ok. dovrà fare un'altra strada, non può attraversare il ponte, non può entrare in città perché l'abate non gli permette il passo. La lupa lo vuole sbranare, l'avidità vuole sbranarlo, quindi Virgilio gli Guarda, dice vieni, facciamo ti un'altra strada. porto, bisogna fare un'altra strada. E quindi non può nemmeno arrivare a questa montagna, capisci? Fa No, non ci può un'altra proprio strada, ci passare. Cioè, deve arriveremo passare poi. attraverso le terre di questo abate. Ma non ti fa Che passare la non lo vuole lupa? far Esatto, passare. Perfetto, esattamente. va bene. Qui abbiamo i lamponi, vediamo se è l'ultima foto, credo di sì. No, no, abbiamo Saladino. I lamponi sono raffigurati in tutto il dipinto, sì, ed era un ottimo decotto nel Medioevo. Che si usava nel Medioevo per curare critica e pettegolezzo. Ma dai. Siccome sono persone criticose, gli ignavi, Ma pettegoli, dai, maldicenti, sì. il pittore circonda tutta i giardini della Santa Polinare con i lamponi. Come per dire, fatemi una cura, datemi una calmata. Sono, Ma diciamo, dai, quindi sì. c'erano già al tempo i lamponi. Sì, certo. Questi Qui qui non si sa abbiamo che il cos'è, che Saladino, impostazione, che cos'è il nostro. belle, belle, le patate, il mais, il grano turco, i pomodori, vengono dopo la scoperta dell'America. Esatto, Sì, sì. quelli sì. Ok, questo Sì, lo sapevo anch'io. benissimo, ok, è già Ma un i passo. lamponi in esclusiva saranno nostri, se mi Qui abbiamo il dipinto del Dürer, del Saladino. L'ho caricato così per Sì, per vedere. identificare un po', Vedi, c'è la insomma. veste verde, il Sì. turbante, quindi insomma per capire, no? Certo. Lo vedrai la somiglianza. E qui, Meglio. guarda che ti faccio vedere le piante dei lamponi, vedi le foglioline? Sono piante di lampone, vedi? Bene, Certo. iniziamo la lettura. Partiamo l'immagine grandezza naturale. Forse allargando si vede un po' più larga. Vediamo un po'.
Sì, dai, un po' più si vede, se lasciamo Ok, così l'immagine la un po' più vediamo grande. meglio. Perfetto. Ok, ottimo. Allora iniziamo la lettura. Quindi adesso siamo però in estate, un pochino Sì, più in estate, diciamo così. giugno, giugno-luglio. Ok, quindi sta anche facendo un po' più caldo e anche Dante, insomma, un po' più Ha delle notti meno meno rigide da rigide. Povero. affrontare. Allora, fresco del cancro, 15 giugno 1303. 16 luglio 1303, anzi, leggi pure, l'hai fatto così anche l'altra volta. Ah, Leggi sì. il Il titolo. titolo, allora, Fresco del Cancro, 15 giugno 1303, 16 luglio 1303 per il Dante, mentre invece per la faccenda per la datazione relativa all'epoca del Simonino siamo al 14 giugno 1475, 14 luglio 1475, Simonino. Vedi che sei più brava di me a leggere. Ma no. Allora, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Dinanzi a me non fur cose create se non eterne, e io eterno e duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di color oscuro vi dio scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, scusami, il senso loro m'è duro ed egli a me, come persona accorta. Qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco, ov'io t'ho detto che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. Se tu vedi, prima avevo descritto il primo canto dell'inferno, ora Sì. sono al terzo, Sì. quindi ho degli stralci che prendo al fine di descrivere il dipinto. Certo. Chiaramente un po' tutto calza, ma stiamo qua a rileggerci tutta la Divina Commedia, giusto? Esatto, sì, no, se no sarebbe venuto fuori un librone Enorme. gigantesco. Però ciò non toglie che se uno guardasse una ripassata è sempre una lettura importante, una pietra miliare della Ma cultura pensa a te che io, italiana, eh? diciamo, conosco delle cose un po' sfaccettate del territorio trentino, perché sono una pigrona, e io potrei fermarmi qua agli Ah, no, dai. ignavi. No, non sono pigra a livello di carattere, quindi sicuramente non faccio parte degli ignavi. Però una persona che veramente cammina per questi territori, leggendo la Divina Commedia, pensa quante chicche può trovare che io non ho scorto. Ah, beh, certo, ovvio, Non perché serve essere storici, perché diciamo Dante si muove anche a livello geografico, quindi è una persona proprio che cammina, ecco, un Certo. camminatore dei nostri boschi, delle nostre. Cioè, è bellissimo. Beh, ma deve saperli cogliere, cioè deve Ma andare di là. ovvio, ovvio che gli do, diciamo, ma no, anche a livello geografico sono belle comunque. Poi la simbologia che gli dà al dato personaggio, quelle magari te le dà uno storico, oppure uno può, diciamo, intravederle anche. Ma a livello geografico queste simbologie sono nascoste. Cioè, proprio ci sono i passi geografici, che magari a me sono sfuggiti perché non sono capitata in quella zona, non so che c'è una fontana, non so che c'è un pozzo, sai, tutto Certo, cose che io magari certo. non sono a conoscenza. Bene. Leggiamo. Allora, 1475. Attraversato il ponte di San Lorenzo sul fiume Adige, uscendo dalla città di Trento in direzione ovest, si giunge all'abbazia della Santa Apollinare. Abbazia circondata da mura che proteggevano i suoi giardini. La porta di quei giardini, più volte divelta dall'imperatore austriaco Massimiliano, come le sue mura bruciate e abbattute frequentemente, avevano garantito per anni il passaggio alle truppe di Vienna sulla sponda destra dell'Adige, senza dover pagare dazio alcuno a Roma e al Papa e a Trento e al Principe Vescovo suo Signore. L'abate Fra Benedetto, traditore Voltagabbana, facilmente corruttibile dall'imperatore, non aveva mai proibito alle truppe di quest'ultimo di transitare, bastava pagare. Ecco perché il Papa decise di nominarlo Principe Vescovo di Trento, convintosi che se l'abate avesse avuto il controllo di entrambe le sponde del fiume, l'imperatore Massimiliano avrebbe finalmente versato la tassa a Roma. Ma eleggendo Principe Benedetto, per Vienna divenne molto pericoloso e oneroso transitare a sud, rivelando a Roma ogni suo spostamento. Per eleggere il Principe Vescovo a Trento, vigeva un accordo tra Roma e Vienna, le compattate, che prevedevano che la nomina dovesse essere accettata sia dal Papa che dall'imperatore. E Massimiliano aveva tutto da perdere nell'accettare quell'elezione. Quindi, a rifiuto dell'imperatore, il Papa chiese a Benedetto di arretrare e rinunciare alla nomina vescovile appena concessagli. Il netto rifiuto del frate vide Roma chiedere espressamente a Benedetto di condurre una vita Contemplativa. contemplativa, il zelum melioris vitae,
giustificando la vecchiaia che lo affaticava gravemente, sottolineando che l'aver commesso poi delitti, il defectus scientiae, e l'aver dato scandalo, il quem mala plebs odit dan scandala cedere possit, ponevano comunque irregolarità alla sua elezione. Ma Fra Benedetto non solo non rese mai il titolo di principe al legittimo successore, ma continuò a macchiarsi di terribili crimini. Non era amato né dai suoi fedeli quanto ignorato dagli uomini del duca che dall'imperatore. Scomunicato dal 1414, ancora riceve una pensione di 400 fiorini d'oro. Sono un po' i vitalizi oggi. diciamo che le cose non sono molto cambiate. No, Quell'abbazia aveva una vastissima prebenda, da Egna sino alle terre più lontane del grande lago lombardo, il lago di Garda. E poi tutta la sponda destra del fiume Adige, è mezzo lombardo, mezzo corona. E a sud, ben oltre i territori di Venezia, riva del Garda, nel 1475 era possedimento veneziano, sino a Cavedine, giungendo persino a nord, a Ossana. L'abbazia è ancora oggi in ottimo stato di conservazione, visitabile, sebbene le mura che la circondavano sono andate distrutte, come testimonia già il dipinto. La porta dell'inferno, invece, si trova nel borgo di Piedicastello, poco distante dalla chiesa, accorpata tra le case, una scalinata vi conduce. E qui ti ho rivelato dov'è la porta dell'inferno. Ma bisogna andare a rivederla. Non conosco così bene la zona da avere. Beh, niente. Sono a poche case, dai. È un po' nascosta, però. È molto nascosta. Ah, sì, 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 è molto nascosta. È molto nascosta, è proprio tra le case, quindi chi non... Però... Non ci si fa caso, dai. Sì. Okay. Io ci sono arrivata, perché sai, ho sempre il naso in su, sono sempre a scavare posti, quindi... L'ho trovata per caso anch'io, però. E quando l'ho vista ho detto, no, non ci posso credere, ero sorpresa. Ed è proprio uguale a come è disegnato. E sì, però, diciamo, la parte muraria è la stessa, non c'è la scritta. Ci mancherebbe, se fosse la scritta l'avremmo capito tutto. È un po' troppo sana, qualcuno l'avrà tolta. Probabile, probabile. Magari la pietra è della scritta è ancora in zona, oppure magari vorrei ipotizzare, diciamo, vicino alla chiesa della Santa Apollinare. Hanno scavato, ristrutturando la chiesa della Santa Apollinare, e hanno tirato su tutte le pietre tombali. Non so dove le abbiano messe, diciamo, le pietre tombali, ma magari è probabile che... Ci fosse? Che ci fosse anche quella pietra là. Allora, Fra Benedetto, oppure magari accorpata, ma magari è semplicemente un modo di scrivere di Dante. E ho non capito. C'era una scritta. Mm-hmm. Forse c'era la scritta semplicemente Welcome Trento. Non penso che ci fosse ancora la pittiche. Allora, Fra Benedetto, un abate senza morale, che mai ha inseguito nessun ideale, né Dio, né Papa, né Imperatore. E la peste, registrano le cronache, attraversa soprattutto i suoi territori, paesi interi sterminati dalla morte nera. Una volta certi che nessun erede potesse riscuotere ciò che gli spettava, l'abbazia accorpava a sé case, terreni, ponti e dazi ormai rimasti senza legittimo proprietario e eredi. Rimangono testimonianze di quelle stragi solo i documenti per la legittima della confisca. Velocemente l'abate dava ordine di bruciare tutto, corpi di donne, uomini, bambini. Così i dottori non potevano giudicarne la morte e stabilire se fossero morti di peste o ammazzati dai suoi sgherri per confiscare ogni vere. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte fioche. Questo misero modo tegnono l'anime triste di coloro che vissero senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che fur ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. E qui vedi questi angeli che, diciamo, sono angeli cacciati, no? Dall'inferno, che non furono fedeli né a Lucifero, né... Quindi magari persone non particolarmente negative, che però in qualche maniera non prendono mai posizione, non hanno degli ideali. Sì, seguono l'avidità. Seguono l'avidità e vedi la lupa li sta sbranando, no? E, l'ho capito. E quindi non sono, diciamo, non seguono un ideale né buono né cattivo. Ho capito. Soldi. Accanto all'abate, raffigurato pari dell'Odron, che da poco è stato sostituito a Castelstenico, l'imperatore stesso ha provveduto, ha nominato capitano del castello il conte Vinciguerre d'Arco. Troppo pericoloso avere come servo questa serpe. Gente che non parteggia per nessuno, non ha ideali né meta.
cacciano i ciel per non esser men belli, nello profondo inferno li riceve, ch'alcun gloria i rei avrebber degni. Ma scusa, per capire, quindi questo vestito di rosa tu stai dicendo è pari del Sì. drone. Ed è stato nominato dall'imperatore. Era stato nominato dall'imperatore come capitano del castello di Stenico, Ok, per cui ok? sta nella terra comunque. Ma i Lodron sono proprietari di quella terra, ma il castello di Stenico aveva, cioè, diciamo, aveva anche un incarico, oltre che essere Sì. nella sua zona, diciamo, aveva anche un incarico speciale da parte dell'imperatore, che vedremo poi. Però è sotto Questo. braccetto all'abate, come per dire, cioè fa fare un po' qua un po' là, quindi l'imperatore a un certo punto si trova con questo. Difatti lo chiamavano la serpe, lo chiamavano la serpe proprio perché non aveva alti ideali. E al tempo di Dante, io non ho fatto tutto il parallelismo, ma al tempo di Dante gli avi dei Lodron avevano preso il castello uccidendo i castellani che c'erano dentro, a ferro e fuoco se l'erano preso. Ah, così, Punto. Una ok. volta che erano dentro erano loro i castellani. Poi nel tempo del Certo. Simonino ovviamente abbiamo invece l'imperatore che controlla. E che ha messo, diciamo, Lodroni, il Lodron, paride. poi lo sostituisce con il vinciguerre d'Arco, che era una persona già più fedele per Ah, controllare a livello vabbè, amministrativo quella zona. insomma, lui voleva passare, fra Benedetto ogni tanto gli alzava le tasse, Lodron avrebbe dovuto dargli una mano, invece faceva affari con Benedetto, cioè, sì, beautiful, insomma. Allora, parliamo Però già si sempre. svelano, come dire, il tessuto, no? Che si trova Dante ad incrociare, ma Questo siamo anche, al tempo del Simonino, esatto, però al però, tempo di Dante era ancora più cruento. certo, ma nello stesso Ecco. tempo già si capisce che qua abbiamo un'alleanza che insomma Il pittore la rivela. Il è pittore la viceversa. rivela perché altrimenti le Attenzione. cronache riportano di quanto era questa famiglia Lodron agguerrita e spericolata e anche, Ma non diciamo, di quanto fosse in un certo non senso spiega certi, vicina a si tutta sa una che ci sono certi serie. intrecci, ma col senno di poi non sappiamo in che modo si intrecciavano, no? Questi Certo. accordi o disaccordi. Invece il pittore ci rivela che il Lodron è intimo, Amico amico, di diciamo, dell'abate. Benedetto. Attenzione, è amico intimo del principe vescovo, perché per lui ancora questo qua è il principe vescovo, Certo. che però ovviamente Hinderbach è nel castello, quindi c'è il vero principe vescovo nel 1475 a corte. Quindi diciamo queste figure riconoscono l'abate Fra Benedetto come principe vescovo, Certo, hanno a quindi fare con lui, c'è questa insomma. scissione in città, E no? già ci dice, sono vicini comunque alla mano armata di questo omicidio, in qualche maniera, Coinvolti, coinvolti, questo o sì. sono Diciamo coinvolti oppure, insomma, comunque sono lì. che frequentano l'assassino. Ok, ottimo. Allora parliamo adesso del Lodrone, purtroppo, che è un assassino. Prima stupra e rapina, poi stabilisce Gabella che si paga da sé, essendo il signore di quelle terre, riscuotendone l'obolo, pulendosi così l'anima e coscienza, esattore, giudice di se stesso. Sotto di lui sono raffigurati dei gigli bianchi, crescono nel giardino del Getsemani dove Giuda ha tradito Gesù. Il Lodron sotto braccio a Benedetto. Come ti dicevo, il registro, diciamo, di questi, diciamo, perdoni era gestito dai Ah, Lodron sì. e tu potevi commettere un reato, il furto, qualsiasi reato, addirittura l'omicidio, veniva stabilita una gabella, Un una multa, prezzo, un ok. prezzo, che il Lodron riscuoteva. Certo. Quindi il Lodron poteva uccidere qualcuno, come ha fatto, e poi diciamo, stabiliva una cifra esorbitante per perdonare l'omicidio, che si Sì. doveva donare a questo, diciamo, a questo libro. Lui riscuoteva i soldi, quindi qualsiasi cifra avesse stabilito era Tanto comunque tornava lui, tornava lui. E certo. quindi lui era pulito. Ah Lo sì, beh, vedi, formalmente lo sì. vedi ha dei bellissimi gigli bianchi sotto di sé che proprio stanno a dire il candore, Sì. questa pulizia, perché lui era, Apparente. certo, siamo negli ignavi, quindi lui era una persona linda, perché si pagava, riscuoteva i soldi, si autoperdonava. E poteva commettere qualsiasi tipo di reato.
Però già lì mi dici dunque che i Gigli stavano nel giardino del Getsemani dove Giuda tradisce Cristo, dà già l'idea del fatto che comunque sono persone, personaggi estremamente falsi Sì, e doppiagiochisti. questo sì, ma abbiamo, se vogliamo leggere la Divina Commedia, vediamo che siamo negli ignavi per la bandiera, la Certo. lupa, e quindi siamo ovviamente la lupa che ti impedisce il passo perché Sì, sono sì, 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 avidi. sì. In più anche estremamente, come dire, sì, insomma, di cui non fidarsi assolutamente. Un uomo armato e diciamo vicino a un uomo di chiesa, Sì. vai sul, diciamo, sul, non esiste. Certo. Allora, questi non hanno speranza di morte e la loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi sono d'ogni altra sorte. Vedi che guardano ognuno, guarda qualcun altro, c'è l'invidia, no? Ah. Vedi, Sì. uno guarda un altro, l'altro guarda l'altro, cioè è proprio, vediamo in primo piano, vedi negli sguardi, Sì. questa parla e pettegola. Questa sta guardando qualcun altro, l'altro guarda, cioè è tutto uno scambio, diciamo, che denota questa invidia. E questi tranquillamente sono gli angeli cacciati dal cielo, vedi che se la suonano e se la cantano, se la ballano. Fra di loro, Gli certo. ignavi. Tra i lamponi ormai maturi, siamo nel mese di giugno, ottimo decotto usato dai dottori del tempo contro critica o pettegolezzo. Vi sono raffigurati nobili e signori delle valli di Nona e Giudicarie, mentre danzano e parlano tra loro. Lo svizzero, losco scagnozzo, è l'unico armato, nonostante si trovi in un luogo di chiesa. Al suo fianco d'oro la moglie. Lui il materiale esecutore di quell'efferato omicidio. Lo svizzero, riportano i verbali dei processi, arrestato e interrogato più volte, verrà scagionato nonostante diverse testimonianze lo vedano nel luogo e all'ora della scomparsa del bambino in via Simonino a Trento e nuovamente accanto alla sinagoga in vicolo del Bo, dove è stato ritrovato il cadavere del piccolo nei giorni successivi. Ambiguo personaggio che si ritrova persino ad accompagnare il padre della vittima a Castello del Principe, a denunciare la scomparsa del figlio, ignaro di tutto essendo al lavoro alla vigna di Malvasia, in via Malvasia per l'appunto. Insistendo nell'accusare gli ebrei, a suo dire, responsabili della scomparsa del piccolo. Tu pensa che la madre ancora non si era accorta che il piccino era scomparso da casa, Sì, che già lo svizzero va dal dal padre. padre, uscendo dalla porta nord di Trento, in una piccola collinetta che è, diciamo, dove avevamo il blockbuster, via Largo Nazario Sauro, in quella zona là, c'è una via che si chiama via Malvasia. E al tempo era una vigna della Malvasia, il padre era lì che lavorava. Questo si prende la briga di andare ad avvertire il padre che il bambino che era chiuso in casa con la madre è sparito, che la madre ancora in casa non si è accorta nemmeno che è sparito Simone, quindi è ovvio che è responsabile. Addirittura il legato pontificio mandato dal Papa per controllare questa faccenda, interromperla e soprattutto controllarla, mandato a Trento, il De Giudici, lui stesso raccoglie varie testimonianze dalla gente locale e dice e scrive che per lui il colpevole è lo svizzero. Dai, quindi questo si trova sui libri delle cronache del Dei tempo, dei processi, di processi. tutto, diciamo, quello che Ok. troviamo del materiale Sì, storico del Simonino. Quindi il legato papale dice che l'omicidio è stato commesso dallo svizzero e che gli ebrei sono innocenti. E che è ora di interrompere questo processo, le torture che sono veramente esagerate, ma Inderbach preso dal principe vescovo Inderbach preso da questo, diciamo, fervore Sì. di dimostrare che lui, perché era stato accusato di volersi impossessare dei beni degli ebrei, che poi una volta giustiziati ovviamente venivano sequestrati, per diciamo, dimostrare la sua correttezza Sì, che non aveva fatto con secondi fini. non l'aveva fatto con secondi fini, procede negli interrogatori, nelle torture. Ovviamente questi torturati hanno cominciato ad ammettere qualsiasi cosa. Vabbè, ovvio, certo. E quindi questa macchina infernale non si riusciva a fermare. Sbloccare, certo. Allora, svizzero che si ritroverà poi anche alla taverna della città, via Suffragio, secondo le testimonianze raccolte, asserendo più volte di aver sentito il bambino piangere e lamentarsi nel vicolo attiguo alla sinagoga. Simonino era un bambino di nemmeno 3 anni, storpio dalla nascita, incapace di camminare e quindi impossibilitato ad allontanarsi da solo dalla propria abitazione.
e le rogge che portavano l'acqua nelle vasche sottostanti al palazzo Ebreo non erano direttamente collegati dal rio che passava sotto casa dei Garbari. I conciapelli tedeschi, cosiddetti Garbari, genitori del bambino, diressero le ricerche nei canali attigui delle loro della loro alla loro abitazione, pensando che il bambino fosse caduto involontariamente in acqua. I dottori del principe vescovo, peraltro intimi amici anche degli ebrei, erano abituati a pescare cadaveri dall'acqua. Trento era interamente percorsa da canali e rogge a cielo aperto. Al corpo di quel bambino era chiaro che non fosse morto per annegamento. Testi più recenti e vicino a noi imputano le ferite trovate sul corpicino come morsi dei ratti che infestavano i canali, e i processi contemporanei vedranno accusare gli ebrei di tortura, dissanguamento, circoncisione e strangolamento. Verosimilmente nel vicolo dove la roggia entrava e si tuffava nella sinagoga c'era una finestrella, ora vicolo del Vò, e il bimbo che fu gettato ancora vivo non cadde nell'acqua sottostante, ma rimase appeso alla parete strozzato dal panno che lo teneva fasciato, a 3 metri d'altezza, nascosto dal salto dell'acqua. Ecco perché lo svizzero fu visto nel vicolo della sinagoga la sera del Giovedì Santo, della scomparsa, mentre alcune testimonianze asseriscono di aver sentito anche Simonino piangere. E poi è rivisto poi nello stesso luogo dopo 3 giorni, quando finalmente il corpo fu rinvenuto. Tornando nel vicolo, si era voluto sincerare perché il bambino non venisse ritrovato. Le guardie circondarono la sinagoga già dalla settimana precedente la scomparsa del bambino, e tutta la zona era pattugliata e monitorata costantemente dai soldati del principe. Gli ebrei, perdonami che vado un po' avanti, Sì. Già ci avevi un attimo anticipato, no? Per certo. questo intreccio. Gli ebrei, vigeva una legge in città, dovevano stare confinati già una settimana prima della Pasqua e rimanere agli arresti domiciliari sino a una settimana dopo all'interno della sinagoga. Cioè, non è che dovevano rimanere all'interno della sinagoga, siccome erano in tanti, corrispondeva al periodo della Pesach, avevano deciso di radunarsi Certo, quasi avevi tutti all'interno della detto. sinagoga. Alcuni ebrei invece sono rimasti domiciliati dove abitavano, in Contrada Borgo Nuovo. Ho Quindi non capito. tutti si sono radunati alla sinagoga, diciamo la maggior parte, perché era una festa per loro, no? C'è cioè una festa sacra, ecco. Sì, cioè, certo, Sì, ovvio, certo. il ricordo. Sì, Sì. esatto. Nessuno si avvicinò a quel vicolo se non lo svizzero, visto ambedue le volte. Le perquisizioni fatte la sera stessa della scomparsa non diedero esito nei sotterranei della sinagoga. E solo dopo essere stato liberato dal suo aguzzino, il piccino era rimasto impiccato, cadde nell'acqua sottostante e il corpo venne finalmente recuperato. Quindi abbiamo lo svizzero che viene visto la sera della scomparsa del bambino, viene sentito piangere il bambino nel vicolo, e poi lui va a chiamare il padre alla malvasia, diciamo allertandolo che il bambino è sparito, quindi allerta tutte queste persone, convince il padre Andrea a recarsi a Castello a chiedere di perquisire la sinagoga, che non c'era nessun motivo, no, per sospettare, diciamo, gli ebrei. Forse anche la suggestione data Dal diciamo, sermone dal di sermone di Fra Benedetto. Benedetto, che abbiamo spiegato nei video precedenti, diciamo. Però comunque non c'era nessun motivo di fare questo. E ovviamente il padre Andrea, benché recandosi al castello dal principe vescovo, chiedendo diciamo, di poter visionare, chiede di poter visionare le rogge che passano davanti a casa sua. Vabbè, chiaro, Quindi certo. chiede di poter bloccare il flusso delle acque nella zona vicina a casa sua. No, prima, diciamo, quella notte lì dragano il canale, Ho ma non capito. viene trovato niente. Quindi successivamente si reca a Castello chiedendo di spostare l'afflusso delle acque per poter controllare il fondale melmoso Vabbè, certo, e perché. provare a vedere, perché loro davano per scontato che Simone fosse caduto nel canale davanti a casa. Vabbè, chiaro, anche perché non potendo camminare, come faceva ad arrivare, Ma poi comunque anche solamente dietro l'angolo, un bimbo a quell'età lì, diciamo, non sono come i nostri bimbi di adesso, no? Cioè, già vedi che andando indietro noi da bambini eravamo molto più impacciati dei nostri figli. Certo. Figurati al tempo, a quel tempo, No, ma insomma, poi stiamo era parlando. storpio. Sì, ma stiamo parlando comunque di bimbi impacciati nel muoversi, Ho no, non capito. si allontanavano dalle madri. La madre stessa non si accorge che è sparito Simone a casa Certo. sua, cioè non è che avevano un castello enorme, una Certo. baracca.
lo sa, avrà tenuto d'occhio un minimo, no? certo, ma in qualche modo diciamo questa persona è riuscita ad approfittarsi e portarlo via e la madre non se ne accorge. Quindi abbiamo questo svizzero che va a allertare il padre, viene visto nel vicolo, viene sentito il bambino piangere, getta il bambino diciamo nelle vasche sotterranee, quindi abbiamo questa finestrella che c'è l'imbocco dell'acqua in modo che il bambino si tuffi nelle vasche. E in qualche modo, diciamo, riescono a far, diciamo, perquisire la sinagoga nei giorni successivi, che dà però esito negativo, il corpo non viene Non c'è. ritrovato. Allora, ritorna nel vicolo lo Sì. Per svizzero per sincerarsi di cosa è controllare cosa è successo, perché, successo, cioè, l'aveva buttato certo. lui il bambino. E quindi ci sono testimonianze che rivedono lo svizzero tornare nel vicolo. Sì, E casualmente. casualmente il bimbo il giorno dopo, durante un'altra perquisizione, no, non durante una perquisizione, il cuoco del patriarca Samuele trova il bambino nelle vasche e loro stessi vanno a denunciare il fatto al principe, convinti della loro, diciamo, innocenza e dell'aiuto che il principe tedesco doveva dar loro. Il bambino in qualche modo era rimasto impigliato a metà tragitto. Certo. Probabilmente avevo già spiegato nel video diciamo precedente, Precedente, ma lo ok. ridico perché è una cosa, diciamo, che mi ferisce molto, il fatto che il principe vescovo non ci sia arrivato e neanche il podestà, e neanche le guardie, questa grata che diciamo, proteggeva l'afflusso delle acque nella sinagoga e poi si tuffava nella vasca sottostante, aveva questa vecchia grata, poteva essere spostata. E all'interno della finestrella c'era la vecchia grata, che però aveva degli spuntoni di Ho ferro e di capito. legno, di ferro arrugginito. Il bimbo, bello cicciottello, bello grassottello, infilato a forza in questa stretta finestrella, è stato lacerato nelle carni ed Ah, è poverino. rimasto impiccato col suo panno dei bisogni. Certo. Quindi è morto soffocato, ma anche dissanguato e circonciso perché questi ferri e questi bastoncini l'hanno proprio dilaniato. Certo. L'acqua poi ha fatto sì che sbattesse da una parte questa cascata d'acqua, ha fatto sì Vabbè. che rimanesse, diciamo, più strangolato dal panno e non annegato. Quindi lo svizzero ritorna sul luogo del delitto, sgancia la benda che lo aveva, diciamo, impiccato e lo getta nell'acqua E lo lascia sottostante. scivolare dentro, Allora, che certo. il podestà e il capitano, o il podestà o il capitano o entrambi. Quindi il capitano, diciamo, è uno sporo della Val di Non, questa valle è Sì. coinvolta. Invece il podestà viene da Brescia, ma è diverso. Però o tutti e due o uno dei due è coinvolto perché ha fatto un sopralluogo e vedeva che la grata si poteva spostare Ah, ho capito. e Però. che e però non ha o l'ha fatto il capitano o l'ha fatto il podestà. Sarei più propensa verso il capitano degli Sporo, visto che la valle è coinvolta Ho ed è in capito. alleanza scontro, diciamo. Tu vedi qua siamo con l'abate Fra Benedetto, lo svizzero e abbiamo il Lodron. Mancherebbe l'altra valle che ti ho fatto vedere Esatto. nella mappa di Sì, prima. Ecco, sì, sì. sembrerebbe che quasi sia l'intervento di Giacomo Sporo, quindi del capitano della città, Jacob von Sporo, Sì. che una volta fatto il sopralluogo tiene il palco, cioè copre le spalle Allo allo svizzero. svizzero e a chi ha organizzato tutta questa cosa. Ho capito. Probabilmente magari il podestà era Ma magari allora. l'ha anche intravisto e è andato allo svizzero e gli ha detto: guarda che finisci bene quel lavoro. Può darsi, può darsi, può darsi. Oppure magari non l'ha proprio visto, cioè è stata quindi No, una questione di negligenza. Ma diciamo che il capitano della città lo ritroveremo nel penultimo girone dell'inferno. Allora è coinvolto. Quindi non credo che sia negligenza. Non credo. Ai, 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 ai. Allora, il cadavere, dove siamo qua? Le perquisizioni. Ah, sinagoga, nessuno si avvicinò a quel vicolo se non lo svizzero visto ambedue le volte. Le perquisizioni fatte la sera stessa della scomparsa non diedero esito nei sotterranei della sinagoga. E solo dopo essere stato liberato dal suo aguzzino, il piccino era rimasto impiccato, cadde nell'acqua sottostante e il corpo venne finalmente recuperato. Il cadavere riporta segni di incisioni, la vecchia grata della finestra in legno e ferro arrugginito lo aveva dilaniato, complice la spinta dell'acqua. Simonino era morto dissanguato, circonciso e strangolato. E qui dicono che purtroppo abbia avuto più di mezz'ora di sofferenza, i dottori del Ah, sì. tempo. Sì.
Quindi il vescovo si trova con dei dottori che confermano anche questa morte, no? Cruenta, Certo. che ovviamente ha il dottore stesso Tobia, che è il dottore ebreo, che è il primo che trova, diciamo, era in sinagoga, ovviamente vede il corpo per primo, si è accorto che questo bambino aveva subito questo martirio, Vabbè, quindi non certo. possono dire che è annegato, capisci? È trovato nella sinagoga e, sai, poi una volta torturati hanno cominciato a fare le loro confessioni Certo. e questa macchina infernale ha cominciato a mangiare tutta diciamo, queste Certo. E persone. che comunque avrebbe potuto, dicevi appunto, facilmente liberarsi di questo corpo, perché appunto l'Adige passava dall'altra parte della sinagoga e Sì, avrebbero erano anche potuto. rette persone, confidando nel fatto che erano ospiti a cena del castello del principe vescovo Che due quindi volte in c'era una settimana, forma di erano amicizia, amati dai di dottori, stima. dalle persone diciamo più influenti della città, si sentivano protetti. Chiaro, Primo, certo. innocenti, primo. Secondo, protetti. Mai pensavano che questi corrotti che seguivano l'altro abate, che sono comunque dei nobili e persone influenti, mai avrebbero pensato che queste persone riuscissero in qualche modo a farla franca. Certo. Ed erano, diciamo, ci sono altri nobili buoni all'interno, diciamo, di questa storia, che ovviamente il pittore non riporta, e neanche, sono tutti quelli mancanti, si fa presto, si va per esclusione, no? Ok. E che al tempo anche di Dante, sia del Simonino che di Dante, ma diciamo le persone della Val di Non, della Val Giudicarie, l'abate, sono coinvolte Questi signori, e mai, certo. mai pensavano gli ebrei erano anche persone, vedi, sono ignavi, no? Non avevano né favori né del Papa né dell'imperatore, quindi non gli avevano dato peso, non pensavano che Certo. restituendo il corpo potevano incorrere in qualche pericolo, a parte che andava fatto e l'avrebbero fatto perché erano persone integerrime, questo l'hanno dimostrato loro, ma sicuramente non si sentivano in pericolo. No, chiaro, certo. Fama di loro il mondo esser non lascia, misericordia e giustizia li sdegna, non ragioniam di loro, ma guarda e passa. Ed io che riguardai vidi l'insegna. E qua abbiamo la bandiera degli ignavi. Quindi Virgilio gli dice: guarda, lascia perdere, non perdiamo nemmeno tempo, c'è l'avidità, non passi. E lui, Troviamo un'altra strada. Dante, sai, si sofferma, no, su questi particolari, gli dice: ma lascia perdere, andiamo. L'avidità, la lupa nascosta, ai piedi dei musici sbrana chiunque incontri sul suo cammino. Gente senza ideali, non parteggiano né per il bene né per il male. Basta avere un tornaconto. Ora all'inferno devono seguire per l'eternità una bandiera. Con l'abate e il lodron ballano tanti vizi, nobili che troveremo man mano seguendo il sentiero. Poscia che io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto. Incontanente intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi a Dio spiacenti e ai nemici sui. Quindi il gran rifiuto. È quello del passaggio. No, il gran rifiuto è che lui non ha mai restituito il titolo Ah, lui è principe ok. Ah, vescovo, e c'è già il certo. principe, lui è Ecco, principe. quindi, come dire, ci mette nome e cognome a sto punto. Lui, cioè, lui dovrebbe essere un frate, invece no, si sente Non poteva principe. scrivere, lui è Bernardo. No, deve No, scrivere tutto sto Benedetto, fra deve Benedetto. scrivere tutta questa locuzione, Beh, ma mamma mia. ci siamo arrivati. Ottimo. Beh, fra Benedetto, insomma, la Svizzera avrebbe ucciso anche Dante, ma al tempo non era lo svizzero presente nel viaggio di Dante, ma chi per lo svizzero avrebbe ucciso anche Dante, quindi non è che Sì, potevi beh. scrivere fra Benedetto, un disgraziato. Lasciamo fra Benedetto i giardini della Santa Apollinare, incamminiamoci sulla via Finestrella, la sponda destra dell'Adige, che da Trento conduce alla Vis. La lupa non permetterà di entrare in città. Quell'abate, chi dei suoi sbarrano il passo. Chi dipinge Torre dell'Aquila non cerca di trovare delle similitudini e delle analogie con la Divina Commedia e la cronaca che sta narrando. Semplicemente ciò che Dante vede attraversando queste zone, lasciando cronaca scritta nel suo viaggio. Ah sì, pensavo ci fosse un punto, perdonami. Lasciando cronaca scritta nel suo diario di viaggio, la Divina Commedia, per il pittore non sono altro che comportamenti, usi e costumi licenziosi, dissoluti e criminali, delle persone che ora sta dipingendo,
figli, nipoti, delle persone che Dante stesso ha incontrato. Eredi di un codice genetico del quale Dante ha tratto ispirazione per il suo inferno. In fondo stiamo parlando di tre, al massimo quattro generazioni precedenti, 172 anni che separano dal viaggio di Dante la cronaca che il pittore ora sta riportando. Le mura di Trento ormai alle spalle, raffigurate sul dipinto, e due viandanti stanno uscendo attraversando l'Adige sul ponte di San Lorenzo. Nell'alto dell'affresco il piccolo borgo di Sant'Anna sul Monte Bondone, prebenda della Santa Apollinare. E quindi abbiamo dato anche il nome geografico Eccocene. della zona di Sant'Anna. 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 Ah, Quindi bello, un bel posto. lasciamo Sant'Anna, facciamo vedere la data dell'affresco Successivo. che Le due faremo. persone sul porticciuolo Ora cioè. te le spiego. Qua siamo all'affresco del leone, se vuoi leggere la prossima La data che prossima vedremo. data. Leggi. Perfetto, allora siamo Saremo. Saremo 17 luglio 1303, 16 agosto 1303. Per il periodo storico di Dante, e invece il 15 luglio 1475 e 14 agosto 1475 in riferimento invece al periodo storico della faccenda dell'uccisione del Sibillino, insomma. Bene, e qui troveremo che parlano del Saladino. Ah, ho capito. Per cui rimaniamo ancora su un attimino su Ti do questo una spiegazione, affresco diciamo, veloce, veloce di questi due che poi personaggi. riprenderemo. No, riprenderemo il Saladino, questo lo vedremo tornando in città più avanti. Ah, E ok. Ci qui aspetterà in città lui. ci aspetterà in città. Chiunque ci aspetta. Quindi vediamo questo nobile Sì, vestito in sì. rosso con il suo cane e anche il Saladino, vedi che ha il cane Sì. e ambedue hanno uno scrigno in mano, Sì. ma questa simbologia verrà spiegata più avanti. Davanti, perfetto. Allora, aspetta che torniamo a inquadrarci. Invio. Eccoci. Ah, interessante, quindi abbiamo iniziato a conoscere dei personaggi, Sì. quindi un po' i soggetti di questo intrigo, di questa. Calcola che siamo l'assassino e siamo diciamo, negli ignavi. Quindi immaginati che man mano ci stiamo addentrando nelle profondità dell'inferno. Quindi immagina gli altri. Ah beh, certo, e questi sono solo, diciamo, ancora l'acqua di rose, quindi Questo è continueremo. l'antipasto. E L'antipasto. poi arriveremo addirittura, così a livello di simbologia, Dante nell'ultimo, nel nono cerchio, mette addirittura la frutta. Quindi Ah, siamo. oddio mio. Sì. Per cui Quindi sa. abbiamo un passaggio proprio che ci potrà addirittura servire la frutta. Ah, addirittura. Non l'hai letto, perché? No, C'è un passaggio, poco, sì. la studiavo proprio molto velocemente per prendere un sufficiente 6. Basta, basta. Basta, che Allora basta. Rileggeremo. abbiamo trovato l'assassino, Ok, l'esecutore l'esecutore materiale, materiale, giusto. l'abate, diciamo il principe vescovo. L'abate è anche una testimonianza di questi affreschi, no? Perché ora Sì. lasciamo perdere la Divina, lasciamo Ok. perdere la Divina Commedia, lasciamo perdere Dante. Vediamo soltanto gli affreschi in Torre dell'Aquila e c'è questa figura come abate rappresentato all'interno del dipinto di Torre dell'Aquila. Se sono del 1004, diciamo, abbiamo questa figura importante dell'abate, Sì. diciamo, Fra Benedetto, è Sì. postumo. È postumo, quindi è una persona così importante, Sì. loro stessi dovrebbero chiedersi se fosse Fra Benedetto. Ah, ok, perché invece normalmente viene identificato Con con niente, niente. proprio, e datano gli affreschi, diciamo, in maniera erronea. Già l'abate dovrebbe datarglieli, visto che è raffigurato vecchio, sappiamo questo poco il periodo in cui è Certo. nato, dovrebbero cercare, diciamo, Di dare di una datazione di era un certi giorni. personaggio importante, Vabbè, ci importante. Quindi, mancherebbe. se noi vogliamo vedere a livello di storia locale, nella torre, se effettivamente il pittore raffigura la zona locale, è ovvio di solito che è così, raffigura questo abate, chi è il personaggio, diciamo, chi è questo abate, no? Non Certo. abbiamo se non che Fra Benedetto, che è questa figura corrotta. È molto, diciamo, di cui sono risultata dalle cronache dopo. Perché comunque la storiografia riporta chiaramente la sua storia, cioè nel senso Sì, non è che sì, ci siano sì, sì, sì. dubbi. No, questo si trova addirittura anche in Google. Ah sì, Sì. quindi in internet uno fa una bella Scrivi Fra ricerca. Benedetto, Trento. Trento, e ci sono, diciamo, degli stralci in cui puoi trovare anche in Google addirittura. Ah, ho capito. Sì, quindi Bene. non sono solo in.
ovvio che devi andare nell'archivio storico, però Certo, insomma, se uno volesse in maniera frettolosamente, so che ho trovato anche delle cose in Google. certo. Ho capito. E quindi adesso sta per arrivare il caldo estivo e il povero Dante dice, vabbè, non passo di qui, passo, La vado. via Finestrella è la destra dell'Adige, si chiama proprio via Finestrella, che adesso per un pezzetto addirittura è vietato il passo perché si passa sotto la, diciamo, la verticalità della montagna, che frana però. E sarebbe bellissimo come ci sono le, c'è, diciamo, la zona di scarica, la discarica della città che è Ischia Predetti. Però prima di arrivare alla discarica c'è proprio una strada vecchia, è molto vecchia, siccome è desueta, è rimasta vecchia, è rimasta nella vegetazione, c'erano delle sacche d'acqua, molto belle, sì, molto belle, l'ho fatta quando ero piccola, quando si poteva passare. Adesso invece, per una questione di sicurezza, perché tutti L'hanno questi chiusa. camion, perché la montagna frana, ma questi camion, diciamo, passano dal paesetto della Vela per Ah, ho andare alla capito. discarica, e chi vorrebbe affrontare questo viaggio seguendo i passi di Dante, è consigliabile farlo sulla sinistra della sponda del fiume, Ho dove c'è una capito. bellissima ciclabile che ti permette di farla a piedi, di farla in bicicletta, e vedi al di là, diciamo, la montagna e il percorso che Dante ha fatto. Anche perché arriveremo a questa via Finestrella verso la zona di Lavis. E quando arriviamo in prossimità di Lavis, Dante e anche il pittore hanno attraversato, come già ti avevo accennato, cioè delle ischie sabbiose, perché il fiume era basso, si Quindi, allargava, non era contenuto certo. con gli argini che è adesso, quindi era molto meno alto e aveva queste ischie sabbiose che permettevano di attraversare. Adesso gli argini del fiume sono più stretti, quindi Ah, beh, l'acqua, certo. il volume dell'acqua è più alto, le ischie sabbiose non ci sono più e se uno attraversa lì si annega. Vabbè, ovvio che Quindi nessuno può passare prima di trovare l'Adige, tutte le neanche persone, questi lontanamente. pellegrini di questo viaggio sacro a mare, è meglio che attraversino già dal ponte di San Lorenzo o Ho dal ponte di capito. San Giorgio, che è lì attivo, Sì. diciamo, alla Santa Apollinare, e arrivi alla zona di Lavis attraverso la ciclabile, Ho capito. che è una bellissima, cioè noi in Trentino siamo attrezzati, no, con le Mamma mia, ciclabili, i percorsi certo. di ciclabili sono molto belle. Certo. Quindi, oppure, diciamo, se volessi attraverso la città per vedere la città, ma magari la verità lo sbrana Ho e lo capito. ferma da E questo ferma. sentiero sacro. Quindi che prenda il pellegrino, se vuole fare il viaggio, diciamo, sacro, e vada direttamente alla bis attraverso la ciclabile. Per cui appuntamento alla vis a sto punto. Puntamento alla vis, vedremo il limbo e quindi parleremo della zona del limbo e quindi del Saladino, Ah, raffigurato giusto, che era una vero? persona retta, una persona integerrima, retta e buona. Quindi vediamo l'Islam raffigurato come proprio una cosa, una perla di bellezza. D'altronde noi ce lo dimentichiamo perché comunque abbiamo questa idea, no, del mamma dei turchi, però la nostra cultura occidentale è stata salvata dall'Islam, nel senso che i codici antichi erano stati, ci sono giunti, no, perché erano Sono arabi. stati, sono arabi, la matematica, L'astrologia giusto? stessa. L'astrologia, la scrittura stessa, cioè, nel senso, hanno avuto. Melchiorre, Baldassarre, com'è che si chiamavano i tre magi? Melchiorre, Baldassarre, Gaspar, mi No, sembra. No? questo lì non era Gaspar. No, non era Gaspar? Mi Non lo ricordo so, adesso. non mi ricordo. I Mamma mia. tre, prima di dire Tre magi. scempiaggini, i tre magi erano astrologi. Sì, certo, perché una volta era così, cioè era normale studiare l'astronomia insieme all'astrologia, no? Ma nello stesso tempo ci hanno riportato la nostra cultura, cioè nel momento del Medioevo c'è stato un momento di grande oscurantismo e poi i testi greci ci sono tornati in quel modo lì, i testi, insomma, la mitologia, gli egizi, Abbiamo eccetera, altri personaggi abbiamo altri scienze. personaggi, diciamo, dell'Islam rinchiusi nell'inferno, che Dante Vabbè, li chiaro, rinchiude a sì, Malebolge. certo, perché insomma voglio dire, ok, però voglio dire, c'è anche il Saladino stesso, comunque era un uomo di grande Sì, è visto anche come magnanimo e come buono, proprio, perché è dipinto proprio in questa zona. E la prossima volta avremo altro a che fare con il limbo, leggeremo anche Girone della Lussuria. Ok?
Ah, Quindi ok. la vis stiamo arrivando a mezzo corona, mezzo Anche. lombardo, che cos'è? Una vis Michele all'Adige, San San Michele Michele all'Adige. all'Adige. Quindi abbiamo la lussuria. Allora, siete avvisati. Sono avvisate. Mi Salutiamo, alla raccomando. prossima. Alla prossima. Ciao.